È stato catturato a Marianella all'interno di un'abitazione, era con una compagna, non ha opposto alcuna resistenza, stava mangiando un piatto di pasta e si è arreso con i gatti, insomma la preoccupazione maggiore era per i gatti. Insomma. L'individuazione dell'appartamento può aver contribuito alle indagini la persona che si è costituita oggi in questura? Guardi, questo è oggetto di indagine. Voi vi chiederete come mai il coso. Noi abbiamo detto una cosa, nel primo pomeriggio c'è stata una fibrillazione che ci ha consentito di intrecciare dei dati e di arrivare a quell'abitazione. Questo chiaramente è frutto di indagini. Un esponente di spicco di un'organizzazione, ancorché ridimensionata nella struttura militare, ha bisogno di essere sul posto. La strategia è la mimetizzazione, questa capacità di essere, di mimetizzarsi dagli altri senza evidenziarsi né dal punto di vista delle case, dal punto di vista delle macchine, dal punto di vista dell'abbigliamento. Una vita ordinaria. È un'abitazione dignitosa, non molto grande. Il fatto che oggi sia stato catturato non ferma le attività che sono in corso per ricostruire pienamente tutta la sua attività, l'attività di tutto il clan. Il clan è forte, gli accertamenti saranno finalizzati a verificare da quanto tempo stava lì, sicuramente avrà avuto anche qualche altro appoggio, insomma, perché per mantenere una latitanza, per durare una latitanza di 14 anni, insomma, non si può stare sempre nello stesso posto, insomma, va da sé. Un sistema, voi immaginate, anni e anni di attività tecniche, di pedinamenti, di approfondimenti su possibili collegamenti. Tutto questo lavoro, sono migliaia e migliaia di dati, oggi con la cattura verrà messo a sistema e da lì partiranno ulteriori indagini per disvelare la rete. E da quello poi verificheremo chi c'è dietro quella persona che ha affittato, cioè è un lavoro stellare.